Abbiamo il direttore Giannoni per il Castrovillari, che salutiamo e ringraziamo per l'intervento. Una giornata decisa su calcio di rigore, una gara decisa su calcio di rigore siglato dallo giudice a favore del Biancavilla, che porta a casa i 3 punti grazie a questo gol. Un'occasione mancata, chiedo a Giannoni. Ben trovato, direttore. Sì, buonasera a tutti. Un'occasione mancata. Una partita delicata era, lo sapevamo. Siamo scesi in campo, abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi nel primo tempo abbiamo perso 2 elementi importanti, come il capitano e Teo, ma comunque abbiamo fatto la nostra partita. Sì. Poi arriva un rigore diciamo generoso e nulla, andiamo sotto e poi ci siamo fatti trascinare insomma dalla voglia di riprenderla. Sì. E non ci siamo riusciti. Eravamo anche un po' intimoriti del fatto di fermare il gioco, perché come sappiamo quando si ferma e quando una squadra diciamo in vantaggio, la squadra ospite in vantaggio, si perde tempo. In tutto ciò l'arbitro era stato abbastanza diciamo generoso anche sotto quel punto di vista. Infatti rivedrò la partita, ci saranno stati forse 30 falli abbiamo fatto. A un certo punto i ragazzi erano terrorizzati a toccare gli avversari, ma comunque al di là di questo sono le circostanze, dobbiamo essere in grado di gestire anche queste dinamiche e di riprendere una partita. Direttore, una classifica parziale difficile da leggere, ci sono tante gare da recuperare per molte squadre, anche per la parte bassa della classifica. Guardavo un attimino le distanze, questo poteva aiutare in qualche modo, guardando questa classifica. Comunque, per la famosa regola dei punti in griglia, no? Play-out potrebbe essere un aspetto da valutare per la salvezza. È chiaro che, vista anche la posizione in classifica, c'è anche l'opportunità di evitarli i play-out, quindi maggior rammarico quest'oggi, visto che era una sfida con una diretta avversaria. Ecco, tante gare da recuperare, il Covid che sicuramente peserà durante il corso di questo cammino e che in qualche modo anche distrae una squadra, questo sta pesando nel rendimento del Castrovillari. Noi fortunatamente non abbiamo gare da recuperare, ma no, la classifica la vediamo, la guardiamo, ma la classifica non è altro poi alla fine il frutto del lavoro che si fa quotidianamente. Sì. Noi dobbiamo continuare a lottare fino alla fine, a essere concentrati e poi a guardare la classifica dopo, successivamente. Quindi dobbiamo procedere con i paraocchi, cercando di arrivare più lontani possibile e di raccogliere più punti possibile. Sì. A prescindere da tutto. Prossimo avversario, la Gelbison, la prima in classifica, è chiaramente un avversario difficile, anche se lo affronterete in casa dovrete raddoppiare le forze. Poi insomma un altro momento importante in casa del San Luca, lì sarà un altro scontro diretto da giocarsi fino in fondo. È un momento delicato, ecco, del torneo. Sì, è un momento delicato del torneo. La Gelbison, sappiamo tutti, poi non sono un'opinione, che si trova dov'è, perché è una bella squadra, il giro di boa è finito, riprendiamo la seconda parte del campionato con la consapevolezza, guardando la classifica, vedendo che comunque abbiamo raccolto 17 punti, siamo pronti a lavorare per sudarci, insomma, come tutti sappiamo, la salvezza, più punti possibili. Sì, assolutamente. È un buon bottino, 17 punti, però è chiaro che lascia tutti col fiato sospeso, perché può accadere la qualunque. La qualunque.